Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo, dove il sindaco Gian Guido d'Alberto ha chiesto ufficialmente alla Teramo Ambiente, a partire dal 2020, di ridurre del 10% la tassa sui rifiuti verso i cittadini teramani. D'Alberto ha anche annunciato di procedere con forza nel tentativo di sbloccare la situazione di paralisi che si è creata con la curatela fallimentare al Tribunale di Venezia. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Tassa sui rifiuti. Il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, chiede alla Teramo Ambiente di ridurre la tariffa del 10% a carico delle famiglie per il 2020. Sarebbe questa la prima volta dall'inizio del sistema di raccolta porta a porta. Una scelta fortemente voluta dall'amministrazione che sembra essere solo un inizio di un percorso di ottimizzazione dei costi della Team. Abbiamo operato con grande coraggio, sottolinea il sindaco d'Alberto, e grande forza, dando il via ad una revisione della gestione di una società che è stata gestita dalla precedente amministrazione a servizio della politica, caricando tutti i costi sui cittadini. Un'inversione di tendenza la nostra, afferma il sindaco, nonostante una situazione di incertezza, visto che dal Tribunale di Venezia, dove si sta giocando la partita del socio privato, non arriva alcuna risposta, nonostante i nostri solleciti. Uno stato dei fatti che sta paralizzando l'azienda. Proprio per questo, la settimana prossima avvieremo un'azione, conclude D'Alberto, con la curatela e con il giudice delegato, per dar vita ad un percorso per l'autorizzazione alla gara a doppio oggetto, o comunque per aprire scenari alternativi per regolarizzare definitivamente il servizio. In questo contesto, l'amministrazione di Teramo vuole proseguire nell'azione di ottimizzazione della gestione dell'azienda e di graduale riduzione della tariffa sui rifiuti per raggiungere la riduzione di importi che fino a ieri sono stati caricati sui cittadini. In sintesi, il sindaco d'Alberto chiede alla Team abbattimento dei costi fissi, a partire da quelli degli amministratori e degli organi sociali, razionalizzazione dei costi del personale e eliminazione dei costi dell'esternalizzazione. Raccolte oltre 1 milione di firme in diversi paesi dell'Unione Europea per chiedere all'Europa l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti alimentari trasformati e non sulle etichette. Italia capofila, i tarocchi infatti costano al nostro export oltre 100 miliardi l'anno, chiaramente vengono danneggiate anche le aziende abruzzesi dell'agroalimentare che esportano in tutto il mondo. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. 1.100.000 firme di cittadini europei per chiedere alla Commissione UE di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta di tutti gli alimenti con la petizione europea Mangia originale, smaschera il tuo cibo. L'iniziativa è promossa da numerose organizzazioni e sindacati di categoria dei diversi paesi europei, in Italia in primis da Coldiretti e Campagna Amica. L'ammontare delle firme è stato comunicato in occasione del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Cernobbio e rappresenta un traguardo tutt'altro che facile, perché la petizione, per essere valida, oltre a dover raggiungere il numero di sottoscrizioni previsto, deve anche superare una soglia minima di adesioni in almeno 7 paesi dell'Unione. L'Italia è stata capofila della petizione per la trasparenza della produzione alimentare. Nel nostro paese, infatti, si sono raccolte l'85% delle firme, di cui 34.000 solo in Abruzzo. E ciò non a caso. Lo stivale è celebre nel mondo per i suoi prodotti gastronomici sempre più richiesti, ma falsi e tarocchi costano ogni anno 100 miliardi di euro all'export italiano. L'iniziativa dei cittadini si prefigge di rendere obbligatoria l'indicazione del paese di origine per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione in Europa, e questa è una battaglia antica quanto l'Unione. Il percorso di trasparenza, infatti, iniziò con la carne bovina nel 2002, a seguito dell'emergenza della mucca pazza, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. E dal 2004 c'è anche il codice di identificazione per le uova, ma non per gli ovoprodotti, nonché l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del miele. Di recente, inoltre, la Commissione europea ha specificato che l'indicazione dell'origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi spontanei.
Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale, una notizia di cronaca: sospesa l'attività di un nightclub di Cepagatti in provincia di Pescara, all'interno del quale su 12 dipendenti 10 lavoravano in nero. L'amministratore della società è stato deferito all'autorità giudiziaria, i carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Pescara gli hanno comminato una multa di 27.500 euro per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. E i 10 lavoratori sorpresi non in regola sono donne non italiane che svolgevano la funzione di figuranti di sala, nello specifico intrattenevano i clienti in cambio di consumazioni che scattavano automaticamente dopo un tempo stabilito dalla proprietà. E restiamo adesso in provincia di Pescara e soprattutto al comando di Viale Pindaro dei Vigili del Fuoco, dove c'è stato il passaggio di consegne questa mattina fra il comandante uscente Vincenzo Palano, che lascia per andare in pensione, e Daniele Centi, che avrà l'incarico della reggenza del comando. Sentiamo il servizio. Simbolicamente questa divisa racchiude qualche cosa che non può finire nel momento del pensionamento, ma che ci porteremo con noi per sempre. Il comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Pescara, Vincenzo Palano, va in pensione e lascia la reggenza del comando a Daniele Centi. Palano, che ha passato gli ultimi 3 anni della sua carriera nel comando di Viale Pindaro, ha tracciato un bilancio della sua attività ricordando per prima cosa i terribili giorni della tragedia di Rigopiano. Parlando di Rigopiano, parlavo di quanto è importante fare previsioni degli eventi e mettere in atto misure di prevenzione, perché laddove ci sono i rischi vanno analizzati e va fatto quello che è necessario fare perché nel momento in cui l'evento si determina, l'evento possa provocare il minor danno possibile. Questa è un'attività che secondo me non si fa ancora a livello in cui si dovrebbe fare. Noi Vigili del Fuoco, che lavoriamo molto sull'analisi del rischio, sappiamo come si possono evitare tante situazioni negative se vengono analizzate prima e se vengono messe in atto tutte quelle misure che tendono a fare in maniera che i danni non ci siano. Palano aveva assunto il comando dei Vigili del Fuoco provinciali di Pescara nel 2016, prendendo il posto di Pietro Di Risio. Per lui fu un ritorno a Pescara, dove aveva già lavorato con l'incarico di funzionario di guardia tra l'84 e l'87 e dove poi era stato vicecomandante provinciale tra il 1987 e il 2003. Quindi è stato facile per me riuscire a raggiungere una serie di risultati, che sono stati quelli di aprire principalmente il distaccamento permanente di Penne, il distaccamento poi volontario di Letto Manoppello, avere maggiormente a disposizione ulteriori attrezzature e automezzi sul comando di Pescara, di aver fatto in modo di iniziare un percorso probabilmente risolutivo per la nuova caserma di Pescara. Ci spostiamo a Loreto, dove questa mattina è stato presentato il cantiere dove nascerà la nuova caserma dei Carabinieri. L'opera sarà realizzata nel prossimo anno e mezzo. Il servizio di Vestina News. Si è dato oggi il via ufficiale ai lavori di costruzione della nuova caserma dei Carabinieri a Loreto a Prutino, presso l'area di proprietà comunale sita in via della Fornace. L'iter procedurale per la realizzazione della caserma è stato avviato nel febbraio del 2016 con la richiesta ufficiale da parte del sindaco all'allora presidente della regione, oggi senatore Luciano D'Alfonso, di un contributo economico per supportare il comune per la costruzione del nuovo stabile. Il comando della stazione dei Carabinieri, provvisoriamente ripiegato presso i locali dell'ex stazione FEA di Moscufo dal dicembre 2016, sarà realizzato in parte con fondi comunitari, programma PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per 700.000 euro e fondi comunali per 275.000 euro. Ci abbiamo lavorato 3 anni, dal 2016, era febbraio, quando abbiamo rastrellato le risorse per finanziare Loreto, Giulianova e Manoppello. Tutti ritenevano o difficile o impossibile. Noi abbiamo lavorato d'accordo con i sindaci, con l'ottima arma dei Carabinieri e con gli uffici tecnici, abbiamo sagomato prima le progettazioni e poi le coperture finanziarie. Abbiamo risolto il tema della proprietà del bene rinveniente, si sono determinate le gare d'appalto e oggi siamo alla consegna dei lavori. Nell'arco di 12-18 mesi i cantieri sono finiti. Sono molto soddisfatto perché dire Carabinieri significa dire Stato, sicurezza, sicurezza percepita. Sì, oggi abbiamo tagliato il traguardo della cantierabilità, inizieranno oggi pomeriggio i lavori.
un traguardo raggiunto dopo circa 3 anni partendo dal nulla, e credo che nel giro di 1 anno e mezzo massimo 2 carabinieri saranno a Loreto operativi, e questa amministrazione ne va fiera, ringraziando tutti gli enti, ma soprattutto l'ente regionale che ha collaborato nonostante non era nelle sue competenze la costruzione di caserme, e mi auguro che sarò a chi sarà presente all'inaugurazione, quindi tempi brevi per la realizzazione. La Regione Abruzzo ha dato il suo via libera ai lavori per contrastare l'erosione della spiaggia di Silvia, ad annunciarlo è il sindaco Scordella, che andiamo ad ascoltare in questa intervista. Partiranno a breve i lavori contro l'erosione della spiaggia di Silvi. Il sindaco Scordella ha incontrato i rappresentanti della Regione Abruzzo e dell'autorità marittima, che hanno annunciato il via libera all'intervento per la salvaguardia della spiaggia. Abbiamo fatto questo incontro proprio la settimana scorsa, dovrebbero essere ormai messi a punto gli ultimi aspetti dell'iter burocratico, a giorni dovrebbero finalmente sbloccare la situazione. Ricordiamo, ormai da anni si aspetta di terminare quel tratto che va dal villaggio del Fanciullo fino alla zona Piomba. Finalmente siamo agli sgoccioli e speriamo che per l'anno prossimo avremo realizzata questa importantissima opera per la città di Silvi. Per contrastare l'erosione saranno installate barriere rigide con pannelli e soffolte. La ditta incaricata già è stata scelta, è stata già assegnata, e dunque dovrebbero essere veramente arrivati agli sgoccioli. Noi siamo fiduciosi che entro l'anno, entro novembre, avremo finalmente questo avvio, e con la consapevolezza che questo potrebbe garantire finalmente una tutela della costa, la tutela delle spiagge. Il progetto sarà finanziato dalla Regione Abruzzo e completato entro la prossima stagione balneare. L'intera somma rientra nel progetto della Regione sul contrasto all'erosione, interrotti per problemi nel 2013, che finalmente abbiamo sbloccato e ripristinato. Progetto esecutivo ripristinato, dunque adesso dovremo soltanto aspettare che la Regione dia l'ok alla nuova ditta assegnatrice dell'appalto di iniziare finalmente e completare quest'opera importante. Il 16 e 17 ottobre la sede della Camera di Commercio di Chieti ospiterà la 14ª edizione del Salone dello Studente, che presenterà diverse novità per i giovani impegnati nella scelta post-diploma. Sentiamo Paolo Renzetti. Il 16 e 17 ottobre all'ex Foro Boario di Chieti torna il Salone dello Studente, la più importante iniziativa in Abruzzo per le scelte post-diploma. In un paese dove il 36% di studenti abbandona già il primo anno di università, l'orientamento alle scelte post-diploma è fondamentale per aiutare i giovani a scegliere veramente bene cosa fare in futuro. E vuole rispondere a questa esigenza proprio l'evento presentato questa mattina, con oltre 50 stand di università e accademie di tutta Italia e 24 fra seminari e workshop. Il Salone dello Studente è l'occasione fondamentale per i ragazzi per conoscere e avere il quadro di quali sono le loro opportunità una volta terminate le scuole medie superiori. Questo è molto importante. Noi in Italia purtroppo abbiamo una forte dispersione scolastica, che vuol dire che molti ragazzi magari si iscrivono a una facoltà e poi l'abbandonano. Abbiamo un bassissimo numero di laureati se lo compariamo a quello che c'è nel resto d'Europa, quindi è estremamente importante aiutare i ragazzi in questo percorso. Hanno la possibilità di conoscere gli ITS, che sono questi istituti di formazione superiore. Si tratta di scuole di livello universitario che uniscono l'istruzione col lavoro, e hanno la possibilità di incontrare le scuole di alta formazione. Torna il Salone dello Studente al Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti Pescara, un appuntamento fortemente voluto dalla Camera di Commercio. Assolutamente sì, è il terzo anno che ospitiamo il Salone dello Studente e lo facciamo con grande piacere, perché ci consente di trattare una delle tematiche di maggiore interesse della Camera di Commercio, che è quella dell'orientamento al lavoro e alle professioni. La Camera è molto attiva da anni su questo aspetto, e sicuramente si pone come elemento di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Torniamo a Teramo, cerimonia finale ricca di ospiti internazionali al Teatro Comunale per la finale del 24esimo premio di Venanzo dedicato ai maestri della fotografia cinematografica. Sentiamo.
Teramo ha festeggiato il cinema e il cinema ha festeggiato Teramo nel ricordo di uno dei più grandi direttori della fotografia cinematografica di tutti i tempi, il teramano Gianni Di Venanzo. L'iniziativa del premio Di Venanzo con la consegna degli esposimetri d'oro riservata ai direttori della fotografia è giunta alla sua 24esima edizione ed è portata avanti tra mille difficoltà dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Difficoltà che vengono ricompensate però ogni anno dalla presenza di personaggi internazionali di grande fama come John Bailey, direttore dell'Academy degli Oscar, arrivato direttamente da Los Angeles per ritirare il suo premio alla carriera a Teramo. Tanti ospiti, una bellissima serata, lei è emozionato, ma qual è il messaggio di questo Di Venanzo? Di Venanzo è un messaggio universale, è la luce del cinema, è quello che fa bello il cinema, che fa bella l'opera del regista. Stamattina John Bales, ai nostri ragazzi del liceo artistico, ha detto il film lo fa prima di tutto l'autore della fotografia e quello che lo monta, dopo viene il regista, quindi abbiamo valorizzato la nostra figura del nostro grande concittadino Gianni Di Venanzo e siamo orgogliosi di questa figura che è riuscita a portare il nome di Gianni in tutto il mondo. E Teramo come risponde? Teramo risponde abbastanza bene, però sappiamo che la nostra città è sempre un po' apatica, però non per questo dobbiamo lottare di più per trasmettere questo messaggio, la colpa è sempre nostra. Nella serata conclusiva del premio Di Venanzo 2019 sul palcoscenico del Teatro Comunale sono intervenuti tanti altri ospiti. Intanto Ninetto Davoli, che ha ripercorso la sua esperienza con Pasolini, Violante Placido, madrina della serata, che ha letto una lettera di Monica Vitti dedicata proprio a Di Venanzo, e poi gli altri premiati, tra i quali l'attrice teramana Elisa Deusanio e il giovane regista, sempre teramano, Lorenzo Pallotta, che si è aggiudicato il 10° premio speciale ZS Caporale dedicato al tema rapporto uomo-animale con il corto Ossa. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, molto ampia come ogni lunedì. Iniziamo dal calcio e dalla Serie C. Un clamoroso errore difensivo costa la sconfitta al Teramo, che sul campo del lanciatissimo Potenza gioca una gara attenta e gagliarda per 90 minuti, ma in pieno recupero Longo approfitta di una amnesia biancorossa per siglare il gol partita che vale la vetta ai lucani. Schiuma rabbia il tecnico biancorosso Tedino. Andiamo a vedere il servizio della partita di Jacopo Forcella e poi le interviste dopo gara, in particolare quella all'allenatore del Teramo. 90 minuti per ritrovare un Teramo audace e combattivo, pochi secondi per rovinare tutto, una gara ormai andata in porto e poi all'ultimo pallone il solito, quel taglio maledetto stavolta di Sebastiano Longo che nessuno assorbe, sul servizio quasi senza troppe speranze di Giosa, minuto 91 e 30 secondi. Così il Teramo manda a Ramengo una prestazione impeccabile con un errore marchiano che farà infuriare Tedino a fine gara, e dire che fino a quel momento al Viviani la partita era stata gestita nel migliore dei modi. Il tecnico biancorosso sorprende tutti con un 4-3 che prevede Florio e Mungo esterni attacco, Costa Ferreira e Ilari interni ai lati di Arrigoni, dietro Tentardini e non Di Matteo, ma è l'approccio quello giusto contro un Potenza che è quello immaginato alla vigilia col 3-4-3 e con Arcidiacono e Sgro con Vuletic davanti. Il primo sussulto è con Ilari che dal corner di Costa Ferreira sale più in alto di tutti ma mette a lato, in un primo tempo con qualche fiammata ma comunque non esaltante. Al quinto ancora Costa Ferreira col mancino fuori prima del ritorno Potentino. La punizione bomba di Emerson all'ottavo scalda i pugni di Tomei, mentre il diagonale dopo un minuto di Sgro è strozzato. Poi una lunga fase di stasi fino all'altro piazzato terrificante di Emerson che sfiora l'incrocio dei pali. Si va avanti a fiammate, il Potenza ne ha qualcuno in più, come al 36esimo quando Dettori trova la girata in aria di Vuletic ribattuta da Tomei. Ripresa a ritmi non solo più compassati ma con un diavolo che mette la museruola ai padroni di casa. Tedino inserisce Magnaghi per Cianci che aveva avuto un problema nel riscaldamento, ma è Raffaele che rivolta i suoi come un calzino. In 6 minuti 5 cambi, ma le occasioni latitano e allora ci si affida ai tiri dalla distanza. Quello di Arrigone al 68esimo sorvola la traversa, il piazzato consueto di Emerson, stavolta calciato di precisione, mette i brividi a Tomei. La prevalenza potentina nel finale è più gestione del pallone ma senza particolari sbocchi. Dettori calcia male all'86esimo quando Tedino ha già inserito Lasic e Martignago per Ilari e Florio, segno evidente di voler portare a casa il bottino pieno. Alla fine sarà vuoto, col Viviani in tripudio per la rete di Longo e per un primo posto in classifica che sa di capolavoro. Dalla parte opposta sconcerto e la sensazione di aver gettato al vento più che un punto, un'occasione per iniziare un campionato diverso.
Quando abbiamo fatto una prestazione, io ci metto sempre la faccia, quando abbiamo fatto una prestazione ridicola come a Monopoli, l'allenatore dice, alza il braccio e dice, ok, malissimo, ci metto sempre io, diciamo, e giustamente sono io il capo di questo gruppo. Però se noi lavoriamo, una volta si apre la barriera, una volta si piglia un taglio, si piglia gol, oggi si lascia su un taglio un uomo, un giocatore libero, non esiste. Cioè noi abbiamo fatto una partita perfetta, benissimo nella fase di non possesso, sufficiente nella fase di possesso, dovevamo essere un pochino più ficcanti, però potenza in questo momento, venire a giocare non è semplice. E abbiamo fatto una partita umile, giocando mercoledì, ricca di contenuti, ricca di squadra, ricca di contenuti tecnici e tattici, soprattutto tattici. E buttare per aria una partita per una disattenzione così grave, ma veramente gravissima, questa non mi sta bene, perché queste non sono cose che si insegnano neanche agli esordienti della squadra provinciale del paese. Queste sono cose che danno veramente fastidio, mi fa incazzare. Non voglio sentir parlare nessuno, perché mi hanno fatto girare le scatole veramente questa roba qui, ma pesante, è già la terza volta, non esiste. Io ripeto, siccome sono io responsabile, voglio sbagliare del mio, questo è un gol che si prende solamente per gravi disattenzioni e questo non mi sta bene. Andiamo in Serie D adesso, una rete di Blando in apertura di gara consente al Notaresco di espugnare il campo del Tolentino e inanellare la sesta vittoria consecutiva, prestazione meno brillante del solito per la squadra di Vagnoni che soffre ma porta a casa un risultato che la mantiene in vetta in coabitazione con la Recanatese. Il Notaresco suona la sesta sinfonia e si conferma in testa alla classifica al pari della Recanatese. Non è stata una prestazione particolarmente brillante quella dei rossoblù, ma sicuramente efficace al cospetto di una squadra, il Tolentino, che ha provato in tutti i modi a cercare il pari. Solidità e concretezza, le armi che hanno permesso a Capitan Salvatori e compagni di espugnare il della vittoria, facendo esultare ancora una volta a fine gara i propri tifosi al seguito. Recupero lampo per Pomante che torna subito tra i titolari, formazione tipo dunque per mister Vagnoni che si gioca la carta blando trequartista, mossa che risulterà vincente. Il Tolentino parte bene e in velocità prova a mettere in difficoltà la difesa rossoblù che si fa trovare sempre attenta. Al primo affondo, al nono, il Notaresco passa. Blando recupera un pallone e al limite, dopo essersi creato un varco con una finta d'alta scuola, batte con un tiro preciso Bucosse, trovando il suo primo gol in stagione. Grande esultanza per i giocatori ospiti vicino alla panchina. I marchigiani non ci stanno e dal ventesimo sono accese le proteste per una rete annullata su segnalazione del primo assistente a Palmieri. Nervosismo che caratterizzerà il resto della contesa. La prima frazione è praticamente tutta qui con la compagine di mister Vagnoni che prova a ripartire con Cancelli che si fa apprezzare per un lavoro prezioso a tutto campo. Difesa abruzzese sempre attenta comunque a non permettere ai veloci attaccanti cremisi di involarsi verso la porta avversaria. Dagli spogliatoi rientra un Tolentino deciso e dopo neanche un minuto applausi per la conclusione dalla distanza di Lupo, con palla che non trova lo specchio della porta per poco. Al quarto d'ora il cambio operato da Mosconi scuote ulteriormente i padroni di casa. Capezzani lascia il posto a Minnozzi che al sedicesimo calcia fuori una punizione e dal diciannovesimo vede il suo tiro respinto dalla traversa. Con il passare dei minuti però la pressione del Tolentino scema, si arriva così agli istanti finali e proprio nel recupero la sfida si accende ulteriormente. Al 91esimo infatti Liguori si invola verso la porta, Capitan Ruggeri lo stende e per Borriello di Arezzo non ci sono dubbi, doccia anticipata per l'atleta di casa. Stessa sorte qualche istante più tardi al 48esimo per Di Domenico Antonio, doppio giallo dopo un'entrata sulla linea di metà campo. Il recupero scorre inesorabilmente e dal 51esimo al triplice fischio finale, a braccia alzate, il Notaresco esulta per un successo sofferto, voluto e quanto mai prezioso. Nel giorno in cui il Cattolica ritrova il suo campo, il Giulianova guasta la festa ai romagnoli ed espugna lo stadio Calbi per 2-3. Decisivo il bomber Fioretti, autore di una doppietta. Di nuovo in gol l'esperto difensore Diamutene. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini.
Primo colpo in trasferta per il Giulianova, che al culmine di una gara pirotecnica passa sul campo del Cattolica, che a sua volta resta ultimo in classifica e festeggia nel peggiore dei modi il battesimo stagionale dello stadio Calbi, di nuovo a disposizione dopo i lavori. Del Grosso, senza Mennillo e Nazari, lascia in panchina Malandra e Antonelli e schiera in difesa Fazzini e Moi. In mediana c'è il baby Cipriani per l'infortunato Dolce. In avanti Vitelli è preferito a Suriano. Il Giulianova parte forte e passa dopo 7 minuti quando Fioretti viene atterrato in area da Gaiola. Lo stesso Fioretti si mette alle spalle gli errori di inizio stagione degli 11 metri e spiazza Aglietti. Il portiere dei romagnoli è comunque decisivo poco dopo. Vitelli prima fa lo stoccatore dal limite, poi rifinisce splendidamente per Barlafante. L'estremo di casa è bravo nel primo caso, superlativo nel secondo. E allora il Cattolica si sveglia e al primo affondo, al 21esimo, pareggia con la perfetta girata volante di Rizzitelli sul cross dalla sinistra di Somm. L'attaccante, figlio d'arte, si ripete dopo 5 minuti quando si fionda su un pallone in profondità. Brucia nello scatto un incerto Moi, salta Di Piero e insacca il pallone del sorpasso romagnolo. Il vantaggio del Cattolica non regge fino alla fine del primo tempo, perché poco prima dell'intervallo Diamutene firma il suo secondo gol consecutivo in giallorosso dopo una conclusione volante da consumato attaccante, dopo il cross di Moi prolungato dalla difesa. L'inizio di ripresa in sofferenza per il Giulianova, che tira un sospiro di sollievo quando il gol di Battistini viene annullato per fuorigioco. Poi Di Piero è attento sulla sventola del solito scatenato Rizzitelli. Il Giulianova resta in piedi e sferra il colpo del capo al 20esimo quando Barlafante pesca Fioretti, che si muove tra le belle statuine della difesa del Cattolica. Per il centravanti Giuliese è un gioco da ragazzi firmare il 2-3, doppietta e rete numero 5 in campionato. Nel finale il Cattolica resta in 10 per l'espulsione di Pasquini. Il Giulianova gestisce bene e va vicino al poker, che il palo nega a Di Paolo. I giallorossi incamerano 3 punti d'oro in vista della seconda trasferta di fila domenica prossima a Fiuggi. Dopo la vittoria di Coppa arriva il primo sorriso anche in campionato per il neotecnico del Pineto Paolo Rachini. Dunque il Pineto regola il fanalino di coda Jesina con le reti di Pippi a quadro, entrambe segnate nel primo tempo. Sentiamo Roberta Di Sante. Esordio positivo anche in campionato per Paolo Rachini sulla panchina del Pineto. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. I biancazzurri regolano con un buon 2-0 la Jesina e riprendono la loro corsa. Il neotecnico Rachini conferma il 4-3-3 già visto in Coppa, inserisce Speranza in difesa dal primo minuto, ritrova Stefano Madio a centrocampo e rinnova la fiducia al tridente Sarrizu Pippi Massa. Ermanno Carassai, che sostituisce lo squalificato Manuelli sulla panchina della Jesina, si affida invece al 4-3-1-2, Verruschi sostituisce in difesa lo squalificato Alex Marini con Ballardini che si sposta a sinistra, Villanova fa da trequartista dietro le punte, Truz e Barchiesi. La gara si mette subito in salita per i Leoncelli, che perdono Villanova per infortunio dopo appena 7 minuti di gioco. Al suo posto entra Ciurlanti, che si posiziona esterno. Primi 20 minuti di gara alla Camomilla con le due formazioni che stentano a pungere. Dopo la prima prolungata fase di studio arriva il primo affondo da parte dei padroni di casa con Marini, che serve Sarrizu, ma il diagonale è fuori bersaglio. I locali fanno la partita, la Jesina si difende e cerca di ripartire in contropiede. La gara si accende a cavallo della mezz'ora, 1-2 micidiale dei biancazzurri a sbloccare la gara al minuto 29 e Pippi, che servito da Massa, insacca il rasoterra alle spalle di Anconetani. Passa un minuto e il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite. La realizzazione a giro di Acquadro e dà applausi con la sfera che si insacca all'angolino opposto. In 2 minuti si è già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. La Jesina inevitabilmente accusa il colpo e il Pineto, sulle ali dell'entusiasmo, continua ad attaccare, ma il colpo di testa di Bianciardi al 37esimo è alto. La reazione dei Leoncelli tarda ad arrivare ed è di scarsa efficacia. Proprio in chiusura di primo tempo Cruz tenta la conclusione sul primo palo, ma Shiba è attento e blocca a terra. Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia, il Pineto sembra poter controllare senza patemi, anzi sono proprio i locali a produrre le occasioni migliori, al 12esimo con Stefano Madio che dal limite sfiora il palo, ma soprattutto al 24esimo con Acquadro, oggi il migliore, che ancora su calcio piazzato sfiora la terza rete con la sfera che si stampa sul palo. Col passare dei minuti la differenza dei valori in campo emerge, la Jesina non riesce a replicare in maniera efficace. Al 29esimo il colpo di testa di De Lucia non impensierisce Shiba e al 34esimo il Pineto sigla anche la terza rete, ma il gol di Sissé viene annullato per posizione di fuorigioco.
Nel finale i Leoncelli provano con la forza della disperazione l'assalto finale e al 45esimo Cruz in diagonale sfiora il palo, ma è poca cosa per una squadra chiamata al più presto ad invertire la rotta. Resta ultima la Jesina che si lecca le ferite, gioisce il Pineto per il ritorno alla vittoria, i biancazzurri salgono a quota 11 punti in classifica in attesa della trasferta di Tolentino di domenica prossima. Il Chieti esce indenne dalla trasferta di Montegiorgio, la rete del capitano Venneri replica a quella del marchigiano Nepi, proprio i due marcatori sono stati espulsi dal direttore di gara e le squadre hanno chiuso la partita in 10 uomini, sentiamo il servizio di Stefano Recanati. La settima giornata di andata del campionato di Serie D mette di fronte allo stadio Tamburini di Montegiorgio la locale formazione e il Chieti. I rossoblù, che in casa hanno fatto 2-2, devono cancellare una settimana amara fatta di due sconfitte, la prima domenica scorsa a Fiuggi, la seconda martedì in casa nei sedicesimi di Coppa Italia per mano del Tolentino, assente per squalifica l'attaccante Nasic. Il Chieti, in un momento di stallo, arriva in terra marchigiana dopo il pareggio in casa con il Cattolica, con due novità in mezzo al campo, fuori Milizia e Marzola, dentro Bacigalupo e Panecasio, fischia Fantozzi di Civitavecchia. Pronti via e subito Montegiorgio, lancio con il contagiri di Omiccioli, sbuca le spalle della difesa albanese, ma lo stop è impreciso e sfuma l'occasione per l'attaccante rossoblù. Partita molto spezzettata nei primi 15 minuti con tanti falli fischiati dal direttore di gara. Il Chieti prova ad imbastire trame di gioco importanti, ma i neroverdi fanno fatica negli ultimi 20 metri a creare pericoli al portiere di casa, che mai è dovuto intervenire fin qui. Al 28esimo arriva il primo tiro nello specchio però per la squadra di Grandoni, ma la conclusione su punizione di Bruschi è debole per impensierire Mercorelli. Al 41esimo si sblocca la gara, Trillini cross a basso in area di rigore, deviazione di Titone che libera Nepi per il classe 2000 e gioco facile piazzare la palla del vantaggio alle spalle di Camerlengo. Passano 2 minuti e il Chieti recrimina per un rigore non concesso. Bruschi imbecca Traini che viene atterrato in area dal 2, Barboglia, Mercorelli, Fantozzi di Civitavecchia fa proseguire. Nel primo dei 2 minuti di recupero, vicino al raddoppio il Montegiorgio, il tiro di Mariani da fuori area trova la deviazione di Venneri e super l'intervento di Camerlengo ad evitare il raddoppio. Cambia molto ad inizio ripresa Grandoni, mandando in campo Bruni, Milizia e Marzola, passando così ad un più offensivo 4-3-3. Le scelte vengono premiate all'11esimo minuto, quando da calcio di punizione Mazzolli trova Venneri, salito dalle retrovie, che con un tocco di destro trafigge Mercorelli. Al 16esimo il Montegiorgio resta in 10 dopo l'espulsione dell'autore del gol Nepi, reduce di aver colpito sul viso l'autore del pareggio Venneri. L'uomo in più per il Chieti però dura soltanto 5 minuti. Contatto Titone e Venneri a metà campo con il giocatore neroverde che viene espulso dal direttore di gara, solo giallo per Titone. Praticamente la partita finisce qui con i due mister che ridisegnano il proprio 11 in campo per un pareggio che alla fine non dispiace a nessuno. Montegiorgio così trova il primo pareggio in casa. Il Chieti al secondo X consecutivo domenica ospiterà la Recanatese. Ed è tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Buona giornata.